Signori, bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video. Ci tenevo veramente tanto a portare un contenuto del genere in questo preciso momento, perché comunque siamo in estate e facciamo tutti molte più foto rispetto all'inverno, è ovvio, specialmente per ricordarci le vacanze, eccetera. Quindi oggi voglio spiegarvi, voglio mostrarvi quali sono le applicazioni che io maggiormente utilizzo sul mio smartphone Android per modificare appunto le mie foto. Ovviamente, prima di cominciare, io vi invito come sempre a lasciare un like per supportare il mio lavoro, a iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video, e magari potete anche condividere questo video con i vostri amici qualora vi piacerà, insomma. Alla fine, per voi sono soltanto dei gesti, ma per noi fanno veramente tanto la differenza. Oggi vi mostro 6 applicazioni. So che magari non sono applicazioni perfette, magari voi ne utilizzate di diverse, ce ne sono magari di migliori rispetto a quelle che utilizzo io, sicuramente sì, ma c'è il box dei commenti proprio per questo. Quindi a fine video, se non conoscevate alcune di queste applicazioni, fatemelo sapere, e ovviamente se avete delle valide alternative da suggerirmi, ovviamente anche per questo il box dei commenti è a vostra disposizione. Ci tengo inoltre a precisare che non tutte le applicazioni sono gratuite, ce n'è una che è totalmente a pagamento, altrimenti non potete scaricarla, invece ce n'è un'altra che ha una parte free e poi il resto è sbloccabile tramite acquisti in app. Se volete risparmiare sul costo delle applicazioni, io vi invito a guardare il video che ho realizzato qualche giorno fa, qualche settimana fa in realtà, su Google Play Pass. È il nuovo abbonamento di Google che vi permette di avere tutte le applicazioni gratuite soltanto pagando un abbonamento mensile o annuale, e questo abbonamento, udite udite, può essere condiviso con 5 persone, quindi con una spesa veramente minima potete avere tutte le applicazioni del Play Store praticamente gratuite. Ma fatta questa lunghissima premessa, direi di cominciare e non perdere altro tempo. Adesso vi mostro le mie applicazioni preferite per modificare foto. Partiamo con la prima applicazione, si chiama Retouch, un'applicazione a pagamento che permette di eliminare elementi di disturbo dalle vostre foto. Sia chiaro, parliamo sempre di una modifica approssimativa, siamo su uno smartphone. Inutile dirvi che per modifiche di alto livello di questo tipo c'è Photoshop. Se non avete grosse necessità, questa secondo me è la migliore, ma non è gratuita. Altre app che vedremo in questo video permettono di fare questa modifica, ma secondo me Retouch è la migliore in quanto precisione e affidabilità nella modifica. Ovviamente la resa finale della modifica dipende molto dalla qualità dello scatto originale. Se dovete eliminare un elemento di disturbo, assicuratevi che lo stesso non sia a metà tra il sole e l'ombra, magari, altrimenti l'applicazione potrebbe fare fatica. Insomma, fate un po' d'attenzione, mi raccomando, ma vi assicuro che se imparate ad utilizzare bene questa applicazione, poi il risultato finale è assicurato. Seconda applicazione, Lightroom. Secondo me è l'applicazione per modificare foto su smartphone più completa in assoluto. È totalmente gratuita, ma per essere utilizzata serve una connessione a internet. Io personalmente la uso per modificare dei precisi colori sulle foto. Secondo me, tra tutte le applicazioni che ho provato, la modifica delle tonalità, della saturazione, la luminanza, il valore delle curve, insomma, è il più accurato in assoluto, la migliore applicazione che potete utilizzare per questa tipologia di modifiche. Anche su altre app si possono fare queste modifiche, ovviamente, ma non in tutte le app la resa finale è la stessa. Ovviamente con Lightroom si possono fare anche tantissime altre modifiche per rendere le vostre foto veramente, veramente interessanti, sfruttando ad esempio i vari filtri, che sono molto interessanti. Ma non solo, con Lightroom potete anche creare dei vostri preset, salvarli e modificare le vostre foto con un semplice tap. Lens Distortion è la terza applicazione di oggi. Non è un'applicazione che vi permetterà di modificare foto come Lightroom, ma vi permetterà di inserire all'interno dei vostri scatti dei bellissimi fasci di luce chiamati flare nel gergo tecnico. Tali fasci sono davvero ben fatti, e ovviamente la resa finale della foto dipende dal vostro scatto. Mi sembra chiaro che non si può inserire un flare in una foto fatta di notte, cioè, o ad una foto all'ombra, però vi assicuro che quando avrete capito come sfruttare al meglio Lens Distortion, riuscirete a dare alle vostre foto un tocco veramente, veramente suggestivo. Vi ricordate Lightroom? Ecco, Snapseed è una versione più semplice, più intuitiva, ed è la quarta applicazione che voglio mostrarvi oggi. Probabilmente la conoscete già tutti, ma per delle modifiche alle luci delle foto è veramente straconsigliata, la trovo la migliore anche per aggiungere il fattore nitidezza alle foto.
foto. Tra tutte le app che ho trovato, Snapseed riesce ad aggiungere nitidezza alle foto senza rovinarle. Ovviamente non esagerate, io solitamente mi tengo su un 30%, ma ci sono un sacco di altre modifiche che si possono fare con Snapseed, come ad esempio anche qui rimuovere oggetti, applicare filtri, anche se quelli proposti a me non fanno proprio impazzire, ma ci sono veramente tante tante altre modifiche che potete fare, quindi è un'applicazione come tutte le altre che va studiata. La quinta applicazione di oggi si chiama Picnic ed è un'applicazione che tutti i fotografi professionisti vorrebbero sparisse dal Play Store, lo so. È un'applicazione che modifica il cielo delle foto. Alcuni effetti sono veramente inguardabili e surreali, però alcuni secondo me sono davvero molto validi. Ovviamente, come per tutte le app di editor fotografico, la resa finale dipende dallo scatto originale. Migliorano le foto, non fanno miracoli, però può tornarvi utile in situazioni in cui magari il cielo delle vostre foto è completamente bruciato, o se volete dare un tocco suggestivo e particolare alle vostre foto, provatela, sperimentate e vedrete che vi divertirete. Ho ottenuto per ultima la mia applicazione preferita del momento. Parliamo di Cunicam. È un'applicazione a pagamento per poterne sfruttare tutte le funzioni ed è una delle poche app che ho deciso di acquistare. Adesso è in abbonamento, non so precisamente a quanto ammonti l'iscrizione mensile, ma comunque testatela anche nella versione free. Cuni è un'applicazione con dei filtri retro davvero pazzeschi. Tutte le mie ultime foto su Instagram contengono un filtro di Cunicam. Con la versione premium si ha accesso a tantissimi filtri, si possono fare modifiche classiche come gestire le luci, il contrasto, saturazione, eccetera. Ma attenzione, non modificate la nitidezza delle foto con questa applicazione perché le rovina terribilmente. Per il resto però è veramente ottima. Mi piacciono un sacco gli effetti di luce tipici delle prime macchine fotografiche che si possono inserire nelle foto. Ovviamente anche qua, occhio a non esagerare. Non ci sono secondo me delle regole ben precise per modificare una foto, l'unico limite secondo me è la vostra fantasia. Io molto spesso utilizzo più di una sola applicazione per ottenere il risultato finale delle mie foto. Ovviamente però fate attenzione, perché ogni volta che modificate una foto in un'applicazione e la esportate, quella foto perde un pochettino di qualità, quindi ovviamente non potete utilizzare 6 applicazioni per modificare una foto, altrimenti poi la foto finale avrà una qualità veramente veramente bassa. Quindi studiatevi secondo me tutte queste applicazioni e poi riuscirete sicuramente a trovare le vostre modifiche preferite da applicare più o meno a tutte le foto. Io dopo qualche mese di utilizzo di queste 6 applicazioni ho trovato finalmente quello che mi piace, l'effetto finale delle mie foto, insomma sono veramente super super soddisfatto. Secondo me queste 6 applicazioni devono essere assolutamente installate su tutti i vostri smartphone se siete appassionati di fotografia. Ovviamente ve l'ho detto anche all'inizio del video, queste erano le mie 6 applicazioni preferite, quelle che utilizzo di più. Sicuramente sul Play Store ci sono tantissime altre valide alternative, sicuramente ci sono applicazioni che fanno cose ancora più fighe, ma insomma siamo una bella community, il box dei commenti è a vostra disposizione, quindi fatemi sapere se conoscete qualche altra applicazione che secondo voi dovrei assolutamente avere sul mio smartphone. Detto ciò, io vi lascio i link qua sotto in descrizione per scaricare queste applicazioni. Io sono Luca Crocco e per Tech è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao!